Allora, i ragazzi del Friday for Future oggi qua a Como, Piazza Volta, il luogo simbolo della città, lo sciopero per il clima, che cosa chiedete, Carlo? Quali sono le, diciamo, le rivendicazioni di questa giornata? Allora, noi rivendichiamo azioni concrete da parte delle istituzioni, in particolare da quella di Como, per rivendicare azioni per evitare l'estinzione date dal cambiamento climatico. In particolare chiediamo anche all'Europa e all'Italia di utilizzare la maggior parte dei soldi del Recovery Fund in azioni concrete per evitare i danni disastrosi del cambiamento climatico. Nel concreto, a Como, che cosa in modo particolare voi ragazzi che oggi siete qua in piazza con distanziamento e mascherine, mi raccomando ragazzi, questo è molto importante, chiedete per la città, per il territorio? Allora, noi chiediamo innanzitutto la realizzazione della Ciclovelo Eurovelo 5, un'iniziativa europea che è stata bloccata dal comune per 40 posti auto, che dovrebbe unire Londra a Brindisi. Poi chiediamo che il PUMS, il piano urbano della mobilità sostenibile, proposto in campagna elettorale dal sindaco, venga mantenuto e si dica chiaro e tondo che la mobilità a Como fa schifo e deve essere assolutamente rivalutata e ridisegnata. Perfetto, queste sono le cose importanti sostanzialmente. Restate qua tutta la mattina, sì, vero? Restiamo qui non tutta potete la mattina. Fare altro tipo di manifestazione, giusto? Restiamo qui tutta la mattina fino all'una. Perfetto. Ci sarà nel futuro, nei prossimi anni, secondo voi, qualche sviluppo? Questo grido che da ormai diverso tempo, ragazzi, quelli del Friday for Future, mandano in giro per l'Italia, per il mondo, per il Comasco? Ci spero, assolutamente. Grazie, in bocca al lupo. Grazie a te. Grazie, ciao.